Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Ecco allora una prima domanda che possiamo farci tutti noi. Perché cerchiamo il Signore? Perché cerco io il Signore? Quali sono le motivazioni della mia fede, della nostra fede? Abbiamo bisogno di discernere questo, perché tra le tante tentazioni ce n'è una che potremmo chiamare tentazione idolatrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo ad ottenere, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale. E anche, mi permetto la parola, la fede rimane miracolistica. Cerchiamo Dio per sfamarci, e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. Ci può aiutare una seconda domanda, quella che la folla rivolge a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù indica la strada, risponde che l'opera di Dio è accogliere colui che il Padre ha mandato, cioè accogliere Lui stesso. Non è aggiungere pratiche religiose o osservare speciali precetti, è accogliere Gesù e accoglierlo nella vita e vivere una storia di amore con Gesù. Sarà Lui a purificare la nostra fede. Da soli non siamo in grado, ma il Signore desidera con noi un rapporto d'amore. Prima delle cose che riceviamo e facciamo, c'è Lui da amare.